Contino Di Clemente, segretario regionale del Partito Comunista dei Lavoratori. Oggi una conferenza stampa molto infuocata per quanto riguarda le illegittimità dei parcheggi sulle strisce blu qui a Isernia. Tiziano, ci può dire lei i suoi punti di vista più acuti per quanto riguarda le illegittimità e se ce le può elencare? Allora, per quanto riguarda le illegittimità, la prima cosa che abbiamo rilevato è l'eccesso di potere, la violazione dei parametri urbanistici con riferimento alla delibera consiliare numero 14 del 2018, eccezione che avevamo fatto in vero anche rispetto alle precedenti delibere delle precedenti amministrazioni che hanno fatto da apripista a questa operazione che definiamo meramente speculativa e antisociale. L'eccesso di potere c'è quando la delibera del comune non si fonda su un interesse pubblico. Mettere i parcheggi blu senza aver dimostrato qual è l'interesse pubblico da tutelare e soprattutto senza aver dimostrato come hai tenuto conto del fabbisogno e delle esigenze degli abitanti, dei pendolari, significa violare un principio comune del diritto amministrativo, cioè la motivazione. La motivazione che, come sapete, in un atto pubblico deve essere di interesse pubblico. La seconda osservazione che abbiamo fatto riguarda i parametri urbanistici, che si lega poi alla prima. La delibera del comune, chiunque lo può vedere, non contiene in allegato la relazione dell'ufficio tecnico competente che dimostra il rispetto dei parametri urbanistici, che in vero, ictu oculi, vediamo che non sono rispettati. Basta farsi un giro nei quartieri dove sono stati concentrati questi parcheggi. Quali sono questi parametri? Sono stabiliti da un decreto ministeriale del 1968 e di una legge del 99 che prevedono 2,50 metri per abitante della zona che tu hai delimitato e 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione che insistono nella zona dove tu hai deciso di installare queste soste a pagamento. Ora, noi invitiamo qualunque cittadino Per intenderci, Isernia non si trova proprio in questa. No, perché se basta vedere, basta farsi un giro nei quartieri dove hanno concentrato queste soste blu e ci si accorge che se si fa il calcolo del numero degli abitanti o dei metri cubi di costruzione e si fanno le dovute proporzioni, vediamo che questi stalli sono tutti illegittimi, rappresentano un arbitrio, un abuso di potere allo stato puro, diciamo. Per quanto riguarda poi gli atti che hanno poi, diciamo, gli atti successivi alla deliberazione, anche quelli sono illegittimi perché poi in fase di esecuzione già questi atti sono illegittimi perché derivano dai vizi di legittimità di una delibera che sta a monte. Ma poi abbiamo rilevato diverse violazioni gravissime. La violazione sostanziale diciamo, si incentra sull'articolo Quella più importante, praticamente. La più importante sull'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, che dice che serve una delibera a contrattare, che nel caso del comune deve essere fatta dalla giunta. Non può essere il dirigente con una determina che fa la determina a contrattare. La determina del dirigente è conseguenziale a quella di giunta, che detta l'indirizzo politico in esecuzione della volontà consiliare. Quindi violato l'articolo 48 del TUEL, l'articolo 107 del TUEL e violato l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici. Essendo in la determina numero 509 che ha stabilito il capitolato speciale di affidamento, essendo inviciata perché mancava la delibera a contrattare, cade tutto. Cioè questo affidamento alla società privata doveva essere semplicemente revocato, come dice l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, che quando ci sono dei vizi di legittimità come questo, il comune non deve fare altro che revocare. Quindi lei che cosa consiglia ai cittadini in caso di sanzioni per messo pagamento del ticket? Allora, noi intanto faremo delle istanze di autotutela anche collettive nei confronti del Comune, dicendo: caro Comune, purtroppo le famiglie normali, le famiglie ordinarie non hanno tutte la possibilità di ricorrere alla giustizia, perché la giustizia comporta insomma degli oneri, dei disagi, non tutti sono diciamo attrezzati per usare questo strumento in modo ordinario. Quindi chiederemo al Comune, guarda, ti abbiamo sottoposto tutte queste illegittimità, anche per non incappare in tue responsabilità come amministratore,
noi ti presentiamo in autotutela queste istanze dei cittadini ogni volta che... Quindi scaturisce una nota che voi fate di diffida praticamente al comune di Segna e per conoscenza al prefetto, dove richiedete praticamente in autotutela la rimozione di queste anomalie, queste illegittimità. Esattamente, perché come sai benissimo l'amministrazione comunale, come un'amministrazione pubblica, può usare l'esercizio del potere di autotutela, è stato istituito proprio per far sì che l'amministrazione si autocorregga dagli errori che fa. Questa è la prima strada per evitare ai cittadini tutti questi disagi. E che non costa niente, noi mettiamo a disposizione per quello che possiamo da volontari questi facsimili, diciamo, questi strumenti di tutela. Se poi il comune di fronte a queste pressioni sociali sarà sordo e costringerà poi ad ulteriori passaggi, noi suggeriamo tecnicamente, perché questo ci consente l'ordinamento dal punto di vista legale, dal punto di vista sociale c'è la mobilitazione che è la più importante, dal punto di vista legale la domanda che lei mi ha posto è questa, che praticamente il primo passo da fare è al prefetto, al quale, come già è anticipato, noi comunque produrremo questa stessa istanza che abbiamo proposto al comune, per dire, caro prefetto, anche qui annulla queste multe perché ci sono tutta questa serie di legittimità palesi e quindi salvaguardia, intervieni come organo periferico dello Stato a tutelare la legalità violata. Dopodiché, se il prefetto assumerà un atteggiamento ostile anch'esso rispetto a queste legittime istanze, nel senso che non accoglierà il ricorso, allora rimane l'altro rimedio, diciamo quello più popolare e più semplice, che è quello del ricorso al giudice di pace. Qui diciamo noi anche qui ci metteremo a disposizione, cercheremo di predisporre lo schema del ricorso, perché come sapete il ricorso al giudice di pace non è una causa dove è necessario l'avvocato, ma c'è solo l'incombenza di una semplice marca da bollo di 43 euro. E qui diciamo c'è quest'onere in più, però certamente il cittadino di fronte alla multa di 28 euro se deve fare ricorso al giudice di pace ne deve sborsare 39, per cui molti poi alla fine vengono costretti a pagare la multa. Esatto, questo poi è, l'abuso di potere si basa anche su questo, su questo fatto che la tutela di fatto non è garantita, perché giustamente molti cittadini che non hanno le possibilità economiche si sentono scoraggiati di fronte a questa cosa. Ecco perché noi poi vogliamo dare un significato di massa, collettivo, perché se tutti, anche per una questione di principio, una sola multa viene accolta dal giudice di pace o dal prefetto, noi ci ripresenteremo di nuovo al comune cercando di portare dietro quanta più mobilitazione popolare possibile, dicendo: caro comune, vedi, anche il prefetto, anche un giudice hanno detto che hanno confermato le nostre legittimità, quindi fermati e fai gli atti conseguenti, altrimenti insomma noi ricorreremo anche, cercheremo anche alla Corte dei Conti di far mettere sotto responsabilità chi continuerà a perseverare in questa sordità.